Ciao a tutti, qui è giorno e da quando giovedì c'è stato lo State of the Game e hanno spiegato tutta la rivoluzione che ci sarà in termini di gear score, c'è stata parecchia confusione. La maggior parte delle domande che mi avete fatto riguarda proprio quello e tutto quello che sta uscendo dalla nostra community anche. Quindi ho deciso di fare questo breve video per rendere più chiaro il processo che ci sarà con la 1.4 in termini di gear score, appunto. Allora, praticamente quello che Massive vuole fare è livellare adesso il gear score in termini di numeri con il resto dell'equipaggiamento e naturalmente anche delle armi. Adesso, come tutti sappiamo, il massimo gear score è 268 per i gear set e 229 per gli oggetti e le armi di alta gamma. Dalla 1.4 i gear score verranno livellati allo stesso livello degli oggetti di alta gamma e quindi 229. Attenzione, questo non vuol dire che i gear set verranno nerfati, ma cambierà solo il loro valore numerico. Anzi, in realtà saranno gli oggetti di alta gamma che verranno buffati, ma aiutiamoci un attimo con una grafica per capire ancora meglio. Allora, questa è la comparazione dei gear set dalla 1.3 alla 1.4. Il gear score, come vedete, cambierà da 268 a 229, da 240 a 204, da 214 a 182 e da 191 a 163. Ripeto, questa è solo una questione di numeri e quindi non andrà a intaccare le statistiche degli oggetti, statistiche che invece verranno innalzati per quanto riguarda gli oggetti di alta gamma. Adesso, per esempio, il massimo raggiungibile da un oggetto di alta gamma è 723, mentre i gear set arrivano fino a 759. Dalla 1.4 i gear set rimarranno invariati, quindi nessuna statistica dei nostri gear set verrà toccata, ma gli alta gamma arriveranno fino al 759. Questo permetterà, a mio avviso, un uso più massiccio degli oggetti di alta gamma che potranno essere equipaggiati per creare magari build particolari e non per forza, non lo so, usare come adesso solo per esempio il giubbotto vigoroso o spericolato o i guanti selvaggi. Naturalmente, come già detto, questo è solo uno dei tanti cambiamenti che ci aspettiamo con la 1.4, quindi magari qualcosa nei gear set verrà comunque nerfato o cambiato più in là. Questo naturalmente è una mia speculazione perché naturalmente non è traballato nulla al riguardo, quindi aspettiamo magari il prossimo State of the Game per maggiori informazioni. Ok, intanto spero che con questo video abbia chiarito un po' di dubbi che avevate. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!